tutti, sarò brevissima. Stefania, ADL Cobas, pubblico impiego, agenzie fiscali. Mi voglio ricollegare brevemente a quanto ha detto Jessica, che mi ha molto colpito e che comunque rappresenta quello che da sempre pensiamo, che se non lavori, se non lotti non vinci. Se non lotti non vinci significa che anche in un settore come il nostro, del pubblico impiego, che è sempre stato considerato come il settore dei privilegiati, privilegiati perché comunque era un settore tutelato e in cui i diritti venivano riconosciuti e difesi dal nostro datore di lavoro, che non è il padrone, che è la parola che ho sentito pronunciare di più oggi, ma è la collettività, il nostro padrone. E il nostro interlocutore, difficilmente intercettabile, è il governo. Quindi noi non abbiamo un rapporto diretto con il padrone, però le stesse logiche padronali iniziamo a vederle ricreate anche nei nostri posti di lavoro, per cui magari non è il datore di lavoro che ci impone delle logiche di sfruttamento, però iniziamo a vedere magari i dirigenti che si contrappongono come se fossero loro i nostri datori di lavoro e come se fossero loro che per garantirsi magari un premio o comunque i loro avanzamenti di carriera cercano di fare questi avanzamenti di carriera facendoli sostanzialmente pagare sulla nostra pelle. Cosa abbiamo visto? Che da settore privilegiato che doveva essere, anziché dire ok, cerchiamo che tutti i lavoratori riescano anche nel privato ad ottenere il livello di diritti che c'è nel pubblico impiego, stiamo vedendo che la situazione è opposta, che si sta abbassando il livello dei diritti, un po' alla volta vengono tolti a noi per abbassare anche il nostro livello a un livello di precarietà sempre maggiore. E quindi vediamo anche situazioni di mobilità e licenziamenti usati in modo nelle agenzie fiscali ancora no, però in altri settori del pubblico impiego iniziano ad utilizzare le stesse logiche, per cui adesso si apre una nuova stagione di rivendicazioni per il rinnovo contrattuale, perché ovviamente ce l'abbiamo bloccato da 8-9 anni, l'inflazione nel frattempo è salita, se questa cosa si proietta all'infinito sicuramente anche noi arriviamo a lavorare gratis se il nostro stipendio rimane fermo e nel frattempo tutti gli altri crescono e noi no. Ovviamente rivendichiamo diritti per noi, ma per averli per tutti. Per cui l'ultimo nostro volantino alle agenzie fiscali è stato proprio una sveglia, perché per lottare bisogna lottare tutti insieme e quindi chiediamo noi ai nostri colleghi e a tutti di essere sempre molto attenti, perché non bisogna cedere mai sui diritti e bisogna svegliarsi per rivendicare quello di cui abbiamo diritto e estenderli tutti anche verso gli altri.